siamo arrivati in tempo, se non altro. Sala stava piena, bisogna dire, abbiamo fatto fatica a trovare due posti. Siamo usciti dal cinema, siamo a un pub. Questa è la mia strawberry colada e la solita birra di The Uomo. Parlami tu, almeno possiamo commentare il film. Vai. Non, aspetta, guarda che non si stava attaccato, mi hai una minima distanza, perché sennò sono terrificante. Buonasera Puccioni, sto provando ad andare a vedere il terzo film di Hunger Games, Il canto della rivolta, parte 1. Dico provando perché sono le 8, il film inizia tra un quarto d'ora e sono ancora qui perché, come al solito, The Uomo è in ritardo. Tra l'altro, già oggi sono di pessimo umore, un umore veramente di merda. Fondamentalmente perché sono molto preoccupato per lunedì, non sto a tediarvi, insomma, se mi seguite già ne conoscete la ragione, tanto mi faccio anche mettere sotto, per l'esame di stato in poche parole. In più è un periodo, vabbè, non voglio tediarvi con la solita merda, scusate. E niente, dopo essere stato tutto il giorno chiuso a casa, insomma, volevo rilassarmi, svagarmi un po', passando una serata, due ore, ecco. Volevo vedermi questo terzo film di Hunger Games che aspettavo, ma a quanto pare non si riuscirà a vederlo se non già iniziato, come al solito. Bene, siamo in macchina, potremmo addirittura riuscire a vederlo iniziare se trovassimo posteggio davanti al cinema, cosa praticamente impossibile. Un grande se. Ah, comunque è arrivato The Uomo. Vuoi dire qualcosa The Uomo, visto che il mio ha un umore veramente di merda e quindi spero che questo vlog mi tiri un po' su, ma dubito. Vuoi dire qualcosa? Vuoi parlare tu al mio posto? No, però non sono molto in mood vlogger. Di solito ho abbastanza culo a trovare i parcheggi, quindi è vero, questo è vero. Quindi ci crediamo. E secondo me potremmo approfittare, oddio, mi sa di no, perché il cinema non dista molto, quindi non so se faremo in tempo. Vabbè, proviamoci. Potremmo, aspetta che accendo la luce. Ecco. Nel contempo provare a chiarire la nostra posizione nei confronti di Hunger Games, cioè nel senso dire cosa ne pensiamo dei primi due film, eventualmente dei libri. Di me e le persone che mi seguono da tempo già sanno tutto, cioè già sanno cosa ne penso, sia nei confronti dei tre libri, quindi della trilogia che ho letto prima ancora che uscisse il primo film. Mi è piaciuta? E mi sono piaciuti anche i primi due film, lo sapete già. Il secondo mi è piaciuto ancora più del primo. Io libro non li ho letto. Ecco, lui i libri non li ha letti. E mi è piaciuto più il primo che il secondo. Esatto. Tra l'altro il secondo l'abbiamo visto insieme al cinema l'anno scorso. Giusto? Sì, l'abbiamo visto al cinema. E nei confronti di questo terzo film, diciamo che siamo un po' titubanti, nel senso che le aspettative sono alte, almeno da parte mia, non so da parte tua. Medie. No, nel senso, cioè sarebbero alte, però io sono un po' titubante perché non... Perché si fermerà a metà? No. Sì, diciamo che non, più che altro non mi convince la scelta di dividere, cioè di fare due film da un unico libro, perché è una trilogia. E se dal primo libro hanno fatto un film così come dal secondo, non mi convince molto questa cosa di fare due film dal terzo libro. È evidentemente una mossa commerciale che già era venuta nei confronti di altre saghe, Twilight, Harry Potter, insomma è un modo per allungare il brodo, per monetizzare il doppio. È vero, il terzo libro è un po' più lungo, ha quel centinaio di pagine in più, però voglio dire, tra l'altro c'è anche il rischio, considerando quanto i primi due film siano stati fedeli ai libri, quindi abbastanza, molto, e considerando la struttura dei libri, che solitamente hanno una prima parte, una prima metà piuttosto lenta, preparatoria, poi una seconda metà d'azione, così è venuto
questo è avvenuto anche per i film, c'è veramente il rischio che questa prima parte, cioè che questo primo film, questa prima parte del Canto della Rivolta sia molto lenta, molto introspettiva, magari anche interessante, però col rischio di diventare noiosa, e che poi la seconda parte, che uscirà l'anno prossimo presumo, sia tutta dedicata all'azione, con il rischio di diventare a sua volta noiosa, seppure per ragioni diverse evidentemente, non lo so. Sarebbe un peccato, insomma, se questi due film per ragioni commerciali non fossero all'altezza o non fossero, diciamo, ben fatti come avrebbero potuto essere in altre circostanze. Vedremo. Vuoi aggiungere qualcosa? Prima che mi venga un campo definitivo al braccio? No, per adesso no. Ok. Ma lui è impegnato a guidare, a cercare di arrivare in tempo. Se non altro non c'è troppo traffico, bisogna dire. Mancano 5 minuti all'inizio del film, però il cinema è esattamente dietro questa curva e fa un freddo pazzesco, cioè per me che sono frettoloso, sì frettoloso, sono anche frettoloso, però per me che sono freddoloso la temperatura è già inconcepibile, non so come mi vestirò quest'inverno. Al momento ho un maglione di lana spessissimo, Dolce Vita, sciarpa nonostante Dolce Vita, più giaccone di pelle. Ecco, siamo arrivati, il cinema è qui, cinema centrale, l'Imperia, Porta Maurizio per la precisione, ti prego, dimmi che c'è un posteggio libero davanti. Sembra ecco. Che ci sia tutta questa gente arroccata davanti. Ma tutta sta gente, ci sono quattro gatti. Il parcheggio qui? Sì. Se c'è un buco, sì, certo. Qua ci sta. Assolutamente sì. Che dici? Ti dico di sì, per forza, sennò non usciamo. Poi. Siamo arrivati in tempo, se non altro. Sala stava piena, bisogna dire, abbiamo fatto fatica a trovare due posti, anche dietro. Siamo usciti dal cinema, siamo a un pub, questa è la mia strawberry colada e la solita birra di The Woman. Parlami tu, a noi non possiamo commentare il film. Vai. Aspetta, guarda che non sei troppo attaccato, mi hai una minima distanza, perché sennò sono terrificante. Parliamo del film. Esatto, parliamo del film. Potrebbe esserci un po', c'è un po' di casino, non so quanto si sentirà per la fotocamera. No, se riesca a il Canto della Rivolta parte 1, vuoi iniziare tu, vuoi dire? È un tasto questo? È il flash, non schiacciarlo. Ah, ok. Vuoi iniziare tu? Parliamo di questo? Sì, se vuoi anche fare una panoramica generale del film. Partiamo da questo. No, vabbè, vediamo un po'. Allora. Ovviamente riflessioni a caso, cioè non è che ci abbiamo pensato. Ah, okay, ok. Abbiamo visto il film, insomma. No, infatti. Allora, direi che dopo aver visto il secondo mi aspettavo molto di peggio, perché il primo l'ho trovato molto più consistente. Il primo ti era piaciuto molto? Mi era piaciuto molto di più, trovavo che ci fossero molte sfumature molto lievi che dovevi stare attento a vederle, perché sennò sarebbero passate inosservate, che mi sono piaciute molto. Mentre nel secondo queste cose non le ho più viste, ho visto un modo di svolgersi della storia molto più, come dire, molto in un certo qual modo più gretto, e infatti poi ho scoperto che avevano cambiato il regista, quello che è il sì, hanno cambiato il regista o qualcosa di simile, lo scrittore, boh, hanno cambiato il, come si chiama, quello che sì, vabbè, il regista, dai, quella roba lì, il direttore che gestiva tutta la baracca. E quindi da questo qua mi aspettavo qualcosa di peggio, soprattutto contando il fatto che sarebbe stata una cosa mozzata a metà. Invece devo dire che mi ha lasciato abbastanza soddisfatto, non era così noioso come ci aspettavamo, c'è stata anche abbastanza azione, diciamo. E mi è piaciuto abbastanza, l'ho trovato molto, direi, ben fatto, e sono soddisfatto. Ok, allora ecco, ricordiamo che The Uomo non ha letto i libri. E questo, secondo me, fa sì che
mettendo a confronto le nostre opinioni, possiamo notare delle divergenze. Ad esempio, a me il secondo film è piaciuto del primo, però in effetti ne avevamo parlato anche all'epoca, l'avevamo visto insieme al cinema. In effetti, se mi metto nell'ottica di qualcuno che non abbia letto un libro, come lui ad esempio, non posso notare che nel secondo film c'erano effettivamente dei passaggi poco chiari. A me, che avevo già letto tutti i libri, erano chiarissimi, però in effetti, dal punto di vista narrativo, alcune cose un po' strane c'erano, per chiunque non avesse letto libri e non li conoscesse. Infatti, quando è finito il secondo, è finito, ho detto, ma è finito lì? Quando il secondo, io mi sapevo già del super infanga alla fine del secondo libro e dunque del secondo film. Tra l'altro noi l'avevamo visto in una sala dove non avevano fatto l'intervallo. Sì. E lui pensava che si trattasse dell'intervallo, invece era finito, sono rimasto veramente di merda. Esatto, io invece non lo aspettavo. Secondo me il secondo film era migliore da un punto di vista narrativo, anche perché forse aveva migliorato alcuni aspetti del libro. Però vabbè, ora non vorrei tornare a parlare del secondo film, perché insomma già ne ho parlato, ho parlato con alcuni militari, con i lettori. Per questo terzo film, allora, mi aspettavo tanto perché appunto i primi due film secondo me erano comunque ottimi. Ma d'altra parte, come già dicevo prima, avevo paura che questa scelta commerciale di fare due film potesse insomma andare a inficiare un po' il tutto. E anche questa volta è stato molto bello, per quanto io le ricordi, perché lo lessi ancora prima che uscisse il primo film, quindi i ricordi sono abbastanza sfocati ormai, che parlo di circa tre anni fa. Mi sembra che ricalchi in maniera piuttosto precisa e fedele la prima metà proprio del terzo libro. Non è stato noioso, è stato sicuramente piuttosto preparatorio. Secondo me per valutarlo appieno bisogna comunque aspettare la seconda parte, perché comunque si vede che è una parte una. Hanno fatto bene a specificarlo nel titolo. Complessivamente soddisfatto. Non mi ha deluso, non mi ha neanche sconvolto, però è un buon film, secondo me complessivamente devo dire che mi è piaciuto, l'ho visto volentieri. Jennifer Lawrence è sempre molto brava, secondo me anche questa volta si è rivelata la punta di diamante del film, nel senso che, ecco, una cosa che c'entra con il secondo me lei non sarà ricordata e non è neanche conosciuta, ricordata adesso, come la ragazza che ha fatto Hunger Games, a differenza magari di quella che ha fatto Twilight, dell'attore che ha fatto Harry Potter, che sì, è vero, sta facendo altre cose, però mi sembra che continui a essere ricordato come il tizio che ha fatto Harry Potter. Ma invece c'è Jennifer Lawrence, cioè non viene nominata, ah sì, quella che ha fatto Hunger Games, cioè è diverso, secondo me ha un talento diverso rispetto agli attori che solitamente vengono scelti per questi film, questo fa la differenza, oltre probabilmente anche ad altre cose. Lei è sempre molto brava, non ho nulla da dire, nel senso non ho trovato nulla di negativo. L'unica cosa, proprio dobbiamo trovare qualcosa, non sono sicura di aver apprezzato quei momenti di fugace hilarità, cioè ci sono dei momenti, non dico divertenti, non dico ironici, ma leggeri, infatti pensate, evidentemente apposta per alleggerire un po' l'atmosfera che è comunque pesante. Nel libro non c'è nulla di ciò, cioè già la probabilità è molto, molto sottotitolata dal punto di vista emotivo. Poi se l'avete letto sapete ciò che è la spazio della seconda. Secondo me, nonostante il terzo libro abbia, secondo me, degli effetti, mi pare di averne parlato a suo tempo, però la scelta di farlo completamente soffocante era giusta, era funzionale, proprio per mettere bene in evidenza, per specificare che comunque i giochi sono finiti, cioè adesso è proprio guerra e la guerra non è un gioco. Susan Collins faceva questo balzo dai primi due libri. Questi momenti, secondo me, se non ci fossero
sa che forse è come ma comunque proprio col pelo nell'uovo, nulla di particolare, comunque ci stanno, nulla di che, ecco, a caldo, non avendoci detto particolarmente, devo dire che comunque mi è piaciuto, ecco. Mi piacerebbe ecco, comportarmi anche con altre persone, sia che abbiano l'equilibrio, sia che siano attivi. Perché è interessante confrontarsi anche da questo punto di vista. E niente, a questo punto aspettiamo la parte 2 che penso arriverà l'anno prossimo. Abbiamo altre varie per il momento. Per il momento non è ideale, tutta sala. Ah, aspetta, possiamo dire che la sala era strapiena, cioè era fatta piena, penso che non ci fosse neanche un posto libero, visto che cioè, io te l'avevo aspettavo. Perché col primo e col secondo, perché mi vedi che dici, no? Col primo e col secondo film non era successo. C'era gente ma non così tanto. Tra l'altro quando poi siamo usciti c'era una coda pazzesca per venire a vedere anche il secondo spettacolo. Non me l'aspettavo sinceramente. Evidentemente anche in Italia ha preso piede. Sì, proprio incredibile. Tra l'altro tutti quasi praticamente tutto un branco di scimmie che ridevano. Sembrava quasi. Ma cos'è? Sembrava un brutto trip, sembrava. È presente Anna Montana, l'hai mai visto? Io l'ho vista, sì, io l'ho vista una o due volte, praticamente ci sono risate ogni 5 secondi per cose che non fanno assolutamente ridere e nel cinema era praticamente uguale, cioè la gente continuava a ridere per cose che non facevano assolutamente ridere. Sì, diciamo che The Worm è stato molto impazzito dalla partecipazione del pubblico. Sì, una cioè partecipazione magari a livello di zoo praticamente. Sì. Poi dopo la pausa si sono messi tutti a mangiare, si assistiva gente che rideva, e cioè prima ridevano, dopo la pausa ridevano e mangiavano. Sì, ha fatto un applauso dopo il discorso sì, di canti, sì, era un po' meglio capitato. Una sagra proprio sembrava. Sì. Una sagra di paese. A lui era che posso parlare fastidio, a me un po' meno, ma più che altro perché sento che vuole chiuso da giorni, mi sentivo invece impegnato da persone, mi ricordo che c'è tutto un mondo intorno. Ah, però effettivamente sì, sono quelle cose che rovinano un po' l'atmosfera del film. Uno va al cinema per entrare dentro il film, per entrare nello spirito del film, quando senti gente che inizia a ridere per cose che non fanno assolutamente ridere e a fare versi, sai com'è, tolgono un po' di atmosfera. Non era il massimo, però infatti la sala era una stella piena, quindi c'è stata questa cosa. Però alla fine il film è stato comunque godibile nonostante questo piccolo problema. E niente, aspettiamo un secondo, perché secondo me sarà completamente valutabile e solo dopo l'ho visto un secondo. Anche perché mi sembra che siano stati girati insieme questa parte, come un unico film. Quindi non ci sarà il buco di quel tizio, non ci sarà il buco del. Cos'era? Il ministro? Il ministro, quello con i capelli bianchi. Non è un ministro? Ma Snow sta parlando? No, l'altro. Quello il cui attore è morto? Sì. No, penso ci sarà che fino alla fine. Non lo so, io bisogna vedere. Perché non me lo ricordavo neanche se è morto. Sì, me lo ricordavo, ma ricordavo anche che avevano detto che lui aveva già girato. Ah, aveva già girato. Però non so se è riferimento alla parte 1 o anche alla parte 2, non lo so. Ah, no, basta che non facciano come in Game of Thrones, che di colpo ti trovi un altro personaggio e dici ma che cazzo è questo qua? No, poi scopri che penso che al massimo come nei telefilm anni 70 in cui no, al massimo cambiano personaggio così, cambiano attore. No, ok. Al massimo non lo mostrerò. Non è che abbia, che io ricordo dal libro, non è che abbia chissà che ruolo, nel senso. No, sarà abbastanza sconvolgente. A questo punto sono sicuro che avreste la fedele al libro perché finora sono stati fedelissimi. Sarà abbastanza sconvolgente, decisamente sicuramente interessante. E comunque non vedo l'ora che esca una super cofanetto di DVD così da potermi comprare. Io non li ho comprati perché aspetto la super box con tutti i film rispetto ai film tratti dai libri apparentemente non con Hunger Games. Secondo me stanno facendo veramente un ottimo lavoro, il cast è ottimo, è tutto fatto veramente molto bene. Secondo me i fan della saga non potevano chiedere di meglio complessivamente, soprattutto vedendo quello che è stato fatto, che viene fatto nei confronti di altri film. Credo che questa trilogia di film, che è diventata una parodia, insieme al telefilm The Game of Thrones, siano le tre esposizioni finora meglio riuscite in assoluto, però quelle viste da me, perché cioè, rispetto alla media sono molto grandi, cioè non pensiamo a Twilight, no. Se ti dico il materiale di partenza era anche un po'
cioè qualitativamente non era lo stesso, per carità. Però, insomma, dai, soddisfatti comunque. Direi di sì. Questo è quanto, possiamo terminare il vlog? Sì, abbiamo detto tutto. Fateci sapere cosa ne pensate voi. Direi di chiudere qua anche perché fra poco torniamo a casa. È tardi, no? Circa mezzanotte, sì. Quindi devo andare a Bellina, che mi aspetta un weekend di studio, l'ultimo weekend. Salutiamo. Salutiamo. Ciao. Ciao ciao. Ciao.